Salve amici e benvenuti! Oggi facciamo la prima impressione di Outriders. Ovviamente una prima impressione perché per una recensione ho bisogno di arrivare all'endgame e giocare un bel po' l'endgame. Perché Outriders è un looter shooter, quindi il vero gioco è l'endgame. Tutto quello che fate prima, quindi la storia, che dovrebbe durare intorno tra le 10 e le 15 ore a seconda di quanto skipperete le cutscene o quante secondarie farete, è tutto un grandissimo tutorial prima di arrivare all'endgame. Io ho giocato 7 ore gioco finale e almeno 5-6 ore nella demo. Sono arrivato a livello 20 su 30, quindi insomma ho già ben inquadrato il gioco. E vi devo dire subito che per tutti gli amanti dei looter shooter duri e puri, quelli che, a cui piace grindare, trovare nuovi oggetti, provare combo, personalizzazione e soprattutto il gameplay, è, devo dire, sorprendentemente un buon gioco. In realtà ieri sera ho avuto tantissimi problemi di connessione, come tutti, perché i server sono andati a pallino, diciamo al day one. Ma sono rimasto molto dispiaciuto perché avevo grandissima voglia di giocare. Stamattina invece andava tutto molto meglio, quindi ho fatto qualche altra ora. E devo dire che è molto divertente, io lo trovo molto divertente come gioco. Il gameplay lo trovo estremamente divertente, oserei dire. Però dovete andare leggermente avanti perché l'inizio della storia è super iper lenta, soprattutto la prima ora è una rottura di coglioni unica con un sacco di cutscene. Non so perché hanno voluto fare una cosa del genere. E tutta la prima parte, quando avete poche abilità, pochi skill point, poche armi con slot, perché buona parte delle abilità e modifiche delle vostre abilità che aggiungono cose in più anche importanti arrivano dal slot modificazioni delle armi e armature, arriva un po' dopo. Avete bisogno come minimo della rarità blu per avere le prime modifiche. E poi con l'epico addirittura ne avete due per arma o per pezzo di armor, quindi poi la complessità della personalizzazione aumenta considerevolmente. Ecco, all'inizio non ce l'avete e può essere un po' piatto il gioco, ma poi migliora. Ecco, dopo le prime 3-4 ore migliora sensibilmente il gameplay. Ma prima di tutto vorrei darvi un paio di consigli, soprattutto sulle opzioni, perché questo è proprio un looter shooter in pietra. Vi deve piacere il minimaxing, testare nuove abilità, provare nuove build, vi deve piacere cambiare spesso le armi, adeguarsi, insomma quel tipo di gameplay. E il gioco è super arcade e vi aiuta tantissimo. Prima cosa che dovete fare è andare nei filtri e c'è un filtro per il loot haul, infatti c'è un tasto che su PC è H, su console non ne ho idea, ma è fantastico, è il godimento di ogni giocatore di looter shooter. Premete il tasto e loot tutto quello che c'era nella arena o nello stage in cui avevate combattuto o mentre state combattendo. Loot tutto. Ma c'è un filtro all'inizio del gioco ed è settato quasi da endgame, cioè loot solamente da epico in su. Voi dovete cambiarlo per iniziare a giocare e metterlo da common in su. Così lootate qualsiasi cosa, aspirapolvere. Perché all'inizio ovviamente vi serve tutto. E non solo, c'è un'altra opzione insita nel gioco che è un quality of life fantastico, ovvero se voi morite tutto quello che è a terra viene automaticamente lootato e portato nell'inventario, quindi non vi capiterà mai di morire, lasciare a terra magari un leggendario e rosicare perché non l'avevate lootato. Se lo lootti in automatico, quindi molto buono il gioco verso di voi, credo che quasi nessun gioco del genere sia così buono. Ora però parliamo un po' del gioco in effetti, perché ci sono stati un po' di gente col naso storto, soprattutto per la demo, perché appunto si poteva giocare poco e non si capiva bene il gameplay. Soprattutto molte incertezze sul fatto che questo nascerebbe come un cover shooter, ma presto vi accorgerete che nelle cover voi non ci dovete stare mai. In realtà il gioco vi spinge a essere estremamente aggressivi. Infatti il gioco ha 4 classi con abilità completamente diverse. Una tutta sul fuoco, sul bruciare i nemici, una sulla a distanza, con torrette e quant'altro, una a fermare il tempo e manipolare, diciamo così, l'ambiente, un po' rogue, e un'altra più tankosa. Ecco, tutte queste classi hanno
un modo per curarsi autonomamente completamente diverso. Il tank e il rogue, diciamo così, sulle kill a corto raggio. Il Technomancer su qualsiasi danno, con qualsiasi arma, da qualsiasi distanza, però chiaramente piccole cure, e il Pyromancer sulle kill fatte con nemici che stanno bruciando, ok? Questo vi porta a essere estremamente aggressivi nel vostro gameplay. Infatti è un cover shooter dove non dovete stare in cover. Se voi state in cover, vi sfondano, perché sono super aggressivi i nemici, vi tirano un sacco di granate. Dovete avere un approccio di gameplay molto aggressivo, dove concatenate le vostre abilità, sia delle arma, sia appunto delle abilità della classe, per fare tanti danni, curarvi, fare danni, proteggervi, creare scudi e fare danni. Correre per intorno alla mappa e giocare appunto tra abilità e armi. Questo vi tiene in vita ed è una cosa che funziona molto bene. Un'altra cosa particolare di questo gioco sono i World Tier, cioè il gioco è diviso in livelli di difficoltà che livellano insieme a voi, quindi voi livellate il vostro personaggio e nel frattempo livellate il World Tier. Questo World Tier potrebbe anche eccedere anche di parecchio il vostro livello. Per esempio, partite World Tier 1 e i vostri livelli, i nemici sono meno 1 rispetto a voi, c'è anche meno loot e cose meno interessanti. Quando il World Tier sale, comincia a salire di parecchio, intorno al 4, 5, 6, praticamente il gioco dopo il 5, World Tier 5, diventa difficoltà hardcore, quasi quasi. E i mob cominciano a essere 3, 2, 3, anche 4 livelli sopra di voi, però droppano anche meglio. Tant'è che vi ritroverete ad avere un equipaggiamento più alto del vostro livello, nonché incontrare nemici più alti del vostro livello. Questo cosa significa? Che se lasciate in automatico il World Tier, giocherete sempre in modalità molto difficile. Cioè, vi capiterà a un certo punto di trovare nemici che quasi quasi non riuscite a battere, perché non avete droppato abbastanza oggetti di quel livello e gli fate poco danno, loro vi fanno troppo danno e morirete. Matematico. Non vi preoccupate perché tutti muoiono se giocate con il World Tier, diciamo così, automatico. Però io ve lo consiglio perché è molto sfidante. Morirete qualche volta, magari in un singolo stage, dropperete qualche arma di livello giusto e vedrete che poi riuscirete ad andare avanti. Se non vi piace questa idea, potete comunque mettere il World Tier manuale. Quindi potete settare voi, potete tenerlo anche sempre per tutta la storia a livello 1. Quindi i nemici saranno molto più deboli, praticamente saranno di burro. È come se giocate a facile, praticamente. Però io non ve lo consiglio, secondo me è uno dei pochi giochi dove giocare la storia e le secondarie della storia è sfidante se lasciate i World Tier automatici. Altro piccolo consiglio, usate spesso l'attacco corpo a corpo. Perché molti non lo usano, perché vedono che è uno shooter e se ne fregano. In realtà ce ne sono due. Uno, semplice, tirate il pugno o quello che è, e soprattutto applicate un effetto che è diverso per ogni classe, che è molto importante perché spesso l'effetto specifico di ogni classe è sinergico con altre vostre abilità che vi curano, creano scudi o quant'altro, quindi usatelo. Ma soprattutto usate lo scatto più colpo corpo a corpo, questo crea praticamente un salto e un colpo a terra, che è ad area e applica l'effetto a tutti quanti, fa anche più danno e funge anche come interrupt su alcuni mini boss o boss. Infatti alcuni mini boss e boss hanno delle abilità speciali che potete interrompere. Quindi non sottovalutate il melee, anche se vi sembra strano in uno shooter. Concludo questa prima impressione analisi con la personalizzazione, che secondo me è il fiore all'occhiello per adesso in queste ore che ho giocato di questo gioco. Nonostante abbia fatto appunto 6, 7, 8 ore circa, quindi non sono all'endgame, ho già comunque una pletora di scelte, perché c'è uno skill tree di ogni singola classe che può essere anche resettato quando volete, quindi potete fare mille test, e è molto vario, vi apre tante possibilità, anche con dei nodi particolari che stravolgono a volte alcuni tipi di abilità, ma soprattutto tutta la parte delle mod, delle armi, delle armature. Infatti queste sono una marea e possono anche essere miscelate in maniera fighissima con il crafting. Ora, all'inizio del gioco non tanto, perché sui blu avete un solo slot, poi con gli epici avete due slot e uno di questi due slot lo potete modificare come volete voi. Quindi potete creare delle build bellissime tra
mod delle armi e armature, vostre skill scelte e più le passive della vostra classe. C'è un incredibile numero di possibilità in cui voi potete sperimentare combo e super combo. Questo sia da soli e poi ovviamente se giocate anche con altri amici, mischiare le classi può creare delle sinergie abbastanza importanti, ecco. Quindi dal punto di vista della personalizzazione è che è una cosa molto importante nei looter shooter o anche nei Diablo-like, cioè poter avere tante possibili build, scelte, sinergie tra effetti positivi, negativi, cure, scudi, debuff, veleni, leech life, eccetera, eccetera. È praticamente è la base di questi giochi, è dove la gente si diverte. E questo già dalle prime ore si vede che è fatto bene. Spero solo che continuare a essere buono e bello anche nell'endgame, perché poi è l'endgame il vero gioco. Ma quello sarà la recensione, perché chiaramente bisogna testare bene l'endgame, perché quello è il vero gioco. Voglio dire, Anthem è morto dopo una settimana perché non aveva endgame, c'era solo la storiella, con anche un sacco di buchi di trama, arrivi endgame e non c'era un cazzo da fare. Qua sembra esserci qualcosa da fare, ci sono 15 tier completamente diversi rispetto alla storia di spedizioni, per giunta anche in ambienti totalmente diversi da quelli della storia principale, però ovviamente non dico niente finché non lo posso provare con mano. Concludendo, direi che mi sono divertito parecchio in queste ore che ho giocato, e infatti non vedo l'ora di tornare a giocarci per poi darvi altre così, informazioni. Poi posso arrivare alla recensione più velocemente possibile. Comunque, per me, per un appassionato di looter shooter, questo gioco sta promettendo molto molto bene. Ovviamente Crash a parte, perché vi ho fatto vedere quel video della boss fight dove il mio personaggio si chiama Crash, effettivamente i server sono crashati un sacco al day one. Oggi zero, non è mai successo, però vediamo stasera cosa succede. Però quelli sono problemi tecnici che secondo me verranno risolti abbastanza facilmente, ecco, e capita sempre nei giochi online i primi giorni. Per il resto mi sono divertito parecchio e per adesso bene bene bene. Chiaramente prima di consigliarvelo veramente, realmente, e di spendere dei soldi, perché chiaramente se l'avete su Game Pass, Xbox, è gratis, quindi provatelo. Però se dovete spendere dei soldi, magari attendete un po'. Se invece siete appassionati di tutto il shooter, secondo me magari aspettate veramente quei 2-3 giorni per avere qualche opinionincina in più, per avere qualche opinione dell'endgame, magari di qualcuno che ci è arrivato velocemente, e poi secondo me non è malaccio, ecco. Però mi riservo, perché l'endgame è veramente fondamentale, è il gioco. Quello ci farà capire se è un gioco valido oppure. Non ho parlato della storia? Beh, chi se ne frega della storia in questi giochi? Comunque, tutto sommato, è una storia un po' cacciarona, un po' film action anni 90, un sacco di battute cringissime. Mediocre, scrittura molto mediocre, però dai, c'è di peggio, insomma, fa passare un po' il tempo. Un po' troppe cutscene? Sicuramente, quindi qualche volta ESC space, magari lo premerete per velocizzare, anche perché alla fine penso che vi interessa solo il loot e lo shoot. Detto questo, finiamo qua il video, anche perché mi sono dilungato un sacco, e noi ci becchiamo prossimamente per altri video qua sul canale. Usciranno altri video su Outriders comunque nei prossimi giorni, aspettatevelo. In questo canale comunque, se siete nuovi, io parlo di gaming a 360 gradi, se volete iscrivetevi, se volete lasciate un like, ci vediamo alla prossima, un saluto a tutti, una buona giornata.